Particolarmente felici di questa cosa, abbiamo l'opportunità di valorizzare di nuovo i maestri orafi che come sempre hanno omaggiato le dame del loro bel monile per quanto riguarda il corteo e sarà anche occasione per dare un riconoscimento al miglior cavaliere delle due giostre. Quindi abbiamo così ricreato in un qualche modo la valorizzazione delle imprese dell'artigianato artistico legate ad una manifestazione importante che merita di essere valorizzata sempre di più. Come CNA ci impegniamo a dare il nostro supporto in tal senso e cercando di valorizzarla, mettendo al centro quelle che sono anche delle eccellenze, perché davvero sono sempre più delle peculiarità che rappresentano al meglio la nostra città. La cosa importante è che dopo un anno di stop, questa è l'11ª edizione, potremmo riprendere anche dei percorsi importanti, sempre legati alla valorizzazione delle imprese. Sì, si rinnova questa sinergia tra le eccellenze cittadine. La Quintana è un bene della città e va messa a disposizione appunto della città nel tutto il suo essere. E gli ori delle dame sono un valore aggiunto alla giostra e al corteo perché impreziosiscono ancor più la bellezza delle nostre dame. Poi, come consiglio degli anziani, nel 2019 abbiamo chiesto al CNA di supportarci per rimettere in palio al miglior cavaliere il trofeo Tonino Orlini. E anche qui la CNA ha risposto presente, anche per il 2021 abbiamo questo splendido quadro che andrà proprio nelle mani del miglior cavaliere nella somma delle due giostre.